Ho detto un sogno e un progetto perché c'è un progetto della Silvoglia su quest'area. E il progetto prevede che questa sia un'area di benessere, un'area di salute, un'area di svago, un'area di serenità per la popolazione di Terrasmeno. A bassi costi, perché non è che questi impianti non costino, non è che l'impegno economico non sia stato valutato, è una sfida che la dirigenza di questa società si è posta e che con l'aiuto di tutti pensa di riuscire a portare a termine. L'aiuto di tutti significa volontariato, la valorizzazione del mondo imprenditoriale locale della nostra zona. Attraverso il nostro sport moltissime aziende si sono fatte conoscere, si sono fatte valere, si sono fatte vedere, si sono fatte valorizzare nell'ambiente e nel mondo sportivo ed economico. Il binomio sport e ambiente imprenditoriale è da sempre presente. Siamo una squadra. Siamo una squadra dal presidente al sindaco, al direttore sportivo, agli imprenditori e anche agli atleti e alle loro famiglie. Grazie a tutti voi. Però un in bocca al lupo soprattutto come stile, perché io credo che i risultati con lo stile valgono di doppio. Io l'ho detto nella mia piccola presentazione, anche un po' così, a Libera, che il peso specifico dei nostri punti è più alto del peso specifico di altre società. Condividiamo il fatto che lo sport è importante, è un momento di cultura, di formazione dei ragazzi. Lo sport serve per crescere, per confrontarsi, farsi poi in maniera seria, meglio. Sono contento e orgoglioso di essere assessore del Brasile, anche per la Silvoli. Auguro quindi la Silvoli un grandioso cambiamento. Dennis Geremia, il nostro libro. Che potrebbero anche
potrebbe anche pensare che non mi competessero, invece riesce comunque ogni volta, sia per quanto riguarda il discorso dell'educazione, ma anche poi il dialogo con i ragazzi, ad avere comunque un certo tipo di approccio che è fondamentale secondo me. Quindi sicuramente una collaborazione preziosissima. Il direttore sportivo Fabio Medioli l'avete già conosciuto, quindi non ha bisogno, è lui che mi ha portato qua, quantomeno lui che mi ha contattato, Fabio, anche se devo dire così, non di cronaca che 2 anni prima ero già stato contattato dal presidente Contacini, tempi non furretti, eh? Ero già stato contattato. Ecco, perché avevo preso un'altra società e poi a me piace portare in termini di impegni. E dopo il team manager Raffaele Carlo. Che Raffaele è l'anima di questo gruppo, è l'anima di questo gruppo, perché quando una persona riesce a dare senza pretendere in cambio niente, non può che diventare l'anima di un gruppo, no? Perché poi tutti quanti a questa persona riconoscono delle doti che sono fondamentali poi anche per gestire, per guidare. In più, devo dire sinceramente, in questi anni in cui ci siamo conosciuti meglio, anche se prima ci conoscevamo esternamente, magari perché uno andava seduto una pallina, uno andava seduto l'altro, abbiamo degli amici in comune, è una persona che sa veramente interagire con i ragazzi, sa tante volte soddisfare le loro richieste, sa essere sempre puntuale, sempre preciso, sempre disponibile, e non è poco, anzi è tantissimo da questo punto di vista. Quindi un ringraziamento ancora a Raffaele, che è stato preziosissimo anche nel rapporto che ho avuto con qualche ragazzo in questi anni, mi ha aiutato tantissimo ed è stata una cosa fondamentale, non marginale, fondamentale. E dopo un breve ringraziamento a Gianni come presidente in questa lista, un ringraziamento anche a Adriano che tante volte e non è poco, perché molti parlano di problemi di carattere teorico, ma poi quando c'è da fare qualcosa concretamente, praticamente, o non c'è la capacità o non c'è la volontà. Adriano è uno che ha la capacità e la volontà, quindi quando riesce, quando può, ha dato un contributo notevole dal punto di vista anche proprio di carattere tecnico. Una parola anche per tutti gli allenatori delle giovanili che sono presenti, Mazzola che allena la... del futuro della pallavolo. Non sto parlando del futuro della Simone, che chiaramente mi preme, è la cosa principale, ma ne va del futuro della pallavolo, perché il futuro della pallavolo ci sarà soltanto se ci sarà un certo tipo di ricambio, e soprattutto se riusciremo a creare nei ragazzini piccoli l'entusiasmo per venire in palestra e per fare un'attività che, secondo me, rispetto ad altre discipline sportive, resta comunque estremamente sana ed estremamente costruttiva. Grazie. Sinceramente sono proprio fortunato ad essere il capitano di una società come Simone, di avere tante brave persone a mio fianco, come i dirigenti, per esempio il allenatore, e tutti i miei compagni di squadra sono veramente magnifici. Poi che dire, per l'anno che ci aspetta sicuramente non sarà un anno così sperimentale, ma sarà sicuramente un anno, una stagione che secondo me saremo protagonisti, perché la squadra è ben composta da... Perché detto bene, scusa? Siamo ormai conosciuti, il gruppo è ormai solidato e quindi sicuramente non ci saranno dubbi, ma saremo sicuramente
protagonisti di questa nuova stagione.